Noi siamo in un piccolo paese di montagna, Pivetesino. Questo sito ci parla di un museo, ma anche di una casa dove nel 1881 è nato il più grande statista italiano del Novecento, Alcide De Gasperi. Noi ricordiamo oggi De Gasperi come padre della Repubblica Italiana e uno dei padri fondatori dell'Europa. Ma non possiamo capire questo De Gasperi se non andiamo a vedere da dove quest'uomo è venuto, da dove arriva. E De Gasperi, scopriremo, è figlio di un confine, figlio di una terra di confine, figlio di una terra di incontri, sospesa tra nord e sud, tra l'Italia e la Mitteleuropa. De Gasperi è anche il rappresentante della sua gente in tre diversi parlamenti, prima al Reichsrat, a Vienna, appunto nell'impero, poi a Roma, nel Parlamento del Regno d'Italia, e poi nel Parlamento della Repubblica Italiana. De Gasperi è l'uomo dell'incontro. L'unità nella diversità è un motto che entra nella testa di De Gasperi già da giovane e che non lo abbandonerà mai. E mentre la maggior parte dei politici capita anche che vengano dimenticati, i grandi statisti come De Gasperi tornano a parlare alle nuove generazioni anche dopo 30-40 anni. In questo museo noi possiamo dire qualcosa di molto importante ai giovani. De Gasperi in un bel discorso verso la fine della sua vita disse non vi parlerò dell'Italia ma dell'Europa, e non dell'Europa di ieri e di oggi ma dell'Europa di domani. La storia di De Gasperi ci permette di capire che questa idea oggi, con una politica forte, ma può creare spazi di convivenza. Noi candidiamo per il marchio del patrimonio europeo perché questo sito è un po' come uno scrigno con dentro una preziosa eredità. L'idea di Gasperiana di una Europa vista insieme come occasione e come necessità urgente per costruire pace e democrazia.